Quanto so forti? No, forti, sono forti, ma se, cioè, non te puoi stare lì a nascondere. Devi ammazzare, devi ammazzare, devi Ammazzassi. attaccare. E dai, Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati in compagnia di mio padre. Ciao ragazzi. Dopo tantissime richieste, era davvero tanto che non tornavamo con un video appunto in compagnia e ovviamente sia in live su Twitch che sotto nei commenti qui su YouTube, tantissima gente mi stava chiedendo un nuovo video. Appunto con papà, vero? Ti stavano chiedendo che fine ha fatto papà. Che fine ha fatto papà? Lavora. Lavora, papà lavora e poi soprattutto come rispondo sempre io, non mi va di fare video banali, quindi solo quando mi viene un'idea interessante la porto. E Falla sapere anche a quest'oggi me questa idea interessante. te lo farò sapere. Quest'oggi, guarda lì in basso a sinistra che signore c'è, lo riconosci? C'è Ninja. Ninja! Quest'oggi, ragazzi, andremo a far reagire papà non alle provate, alle super giocate dei pro player, ma proprio agli scontri dei pro player. Cioè, praticamente questi qua saranno dei server privati, i Summer Skirmish, ragazzi, per capirci, in cui ci sono solamente i top player americani dove si scontreranno uno contro uno. Cioè, proprio quei 68 sono 68 pro player, in poche parole, tutti forti. E vedrai, appunto, com'è una partita nei server privati dove ci sono tutti i pro. Ah. Ah. Comunque, raga, arriviamo a 10.000 like e faremo fare la prossima reaction a papà. Magari o ai commenti, che un nostro video ultimamente ha raggiunto il milione di visualizzazioni, andiamo a fare magari una reaction a quei commenti. Oppure a dei video che ci consigliate voi sotto nei commenti. Ma mi raccomando, raggiungiamo i 10.000 like. E prossimamente, magari settimana prossima, ora vediamo che devo sistemare alcune cose, andremo a fare finalmente quel duo che tanto vi abbiamo promesso. Però mi raccomando, 10.000 like e venite a seguire sia su Twitch, c'è il link in descrizione, che su Instagram, questo qui è il mio profilo. Detto questo, sei pronto a dare i tuoi giudizi tecnici? Perfetto. Certo, sto qua apposta. Grazie. Ah, ho scaricato le clip dal loro Twitch, dal Twitch come si Ovviamente non chiama? capisco quello che Di dicono, eh. Fortnite. Ma in realtà quando parlano veloce mi concentro sul fight e nemmeno io capisco tanto. Qua gli ha fatto male, Gli ha levato metà vita, eh. Ma come Attenzione. fa se gli sta a sparare? Lui si nasconde. Sei C'ha pure sicura? fortuna, prende e beve. No, che fortuna, non è che puoi prendere e attaccarli tutti. Beh, ma te aspetti dopo che l'hai colpito che si sta a prendere qualcosa, no? Eh no, che ne sai? Sta lì nascosto. Comunque sta in difficoltà qua Ninja, eh. Attenzione. Infatti, ha preso Soso per scappare, è scappato. Si è dato. Ah, e quindi pure Ninja scappa, eh? Ma in realtà Ninja si è fatto il nome del più forte al mondo, ma in realtà non è proprio il più forte al mondo, cioè parecchia gente è più brava di Ninja. Ah, quindi non decidiamo noi quale Eh no, vedere. decidono loro, io ho Ok. solo scaricato il video. Attenzione, mi sa che quello l'ha attaccato prima, l'ha fatto! Ha fatto E ha secco. ucciso un altro famoso. Però non credo tu lo conosca. Questo è Mitt, l'amico dei ninja, l'hai mai visto? No. Lui è più bravo dei ninja, dicono. È più bravo a costruire un po' più veloce. Ma gioca sempre con la tastiera, sento i rumori della Tutti tastiera. con la tastiera, pochissimi a quei livelli giocano al pad, anzi quasi nessuno. Vabbè, con la tastiera c'hanno un altro livello. Però vedi come buildano strani, questo gli costruisce in testa, tutte cose. Lui era rimasto a metà. Perché, allora, in poche parole, questi qua si gasano quando qualcuno uccide. I Perché? commentatori. I commentatori. Perché si conoscono tutti più o meno. Cioè, tu sai chi stai uccidendo, capito? Quindi, oh, vedi, ha vinto il fight con quello. La Madonna, ha vinto il fight con quell'altro. Tutte queste cose un po' così. Uno contro l'altro. Sì. E questo che sei adesso è Tofu e là contro. Bravo, grande, ma li conosce tutti. Infatti, te lo stavo per dire. Lui, oltre ad essere famoso, è anche proprio forte, 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 forte. Quando ci stanno questi server privati, comunque arriva sempre tra i primi. Però qua, vedi come giocano. Cioè, giocano molto safe. Guarda come si chiude. Poi, raga, le clip le ho preparate io, quindi più o meno so quello che succede e tutto. Ho preparato le clip proprio per fargli vedere alcune cose a papà. Vedi, cioè, lui si chiude qua dentro e aspetta. Ma perché ha fatto tutte piramidi? Ha fatto queste piramidi per proteggersi, per crearsi una sorta di protezione. Perché è meglio la piramide per proteggersi. No, però lì dentro non è che ti puoi creare un altro muro, ti puoi creare la scala, però vedi la piramide come puoi modificarla, gli puoi dare tutte modifiche differenti. E aspetta. Aspetta. Sì, ma qui giocano tutti così, Ah, infatti. si attacca Bravo, sto così si gioco. fa, così si fa, ma No, il no, no. problema è che essendo tutti forti, nessuno si fida ad andare ad attaccare gli altri, perché sanno che una volta li attacchi rischi di perdere. Ho Ma tu capito. sai questi quanti soldi stanno a giocare?
Ma quanti soldi li pigliano questi? Pigliano perché... No, ma non tutti, non streamano tutti. E mo quelli che pigliano tanti soldi saranno lui, Ninja, Meat, questi qua. Poi vabbè, pure i pro player avranno dei contratti che però magari non prendono tanto quanto loro. Però si stanno giocando una marea, una barca proprio, tesoro, migliaia e migliaia di dollari. Cioè, si stanno giocando. Il primo se prende una fracca dei soldi, ah, capito? Li vince. Non ci stanno a mettere loro. No. Ah, no. Ecco. Yes. Montepremi. Montepremi. Ah, oh, comunque, è ancora lui. Vedi, qua già sta provando ad attaccare, poi sa che la gente ce l'ha sopra, quindi si difende costruendosi sopra, no? No, non mi piace così, oh. Infatti per quello te lo volevo far vedere, per far vedere quanto è diverso il competitive. Questo sarebbe il competitive di Fortnite, capito? Gliel'ha ucciso qualcuno, quello lì adesso è morto. Gliel'ha ucciso qualcun altro, l'ha sentito, Però attenzione, vabbè, c'ha quello che gli ricura tutto, adesso ritorna al massimo. Questo è un altro. Guarda adesso, perché guarda, aspetta, guarda la zona, no, voi c'avete la webcam davanti, raga, però vedi, raga, la zona è piccolissima, vabbè, i soliti competitive come finiscono, vedi quanto è piccola la zona? Quanti ne sono ancora? Sette, ma fino a un attimo fa erano 9, cioè sono tantissimi, perché tutti appunto rimangono camperati, o camperisti, raga, chi si ricorda hashtag camperisti? Quello che facevo io. Quello che hai detto tu, sì, esatto. Hashtag camperisti. Questo ha capito che ormai era morto e finisce così. Ma muoiono tutti per la tempesta alla fine, capito? Vedi? Questo non l'ho mai visto. No, ma non tutti sono famosi, Questo io lo conoscevo, ma la maggior parte in realtà non la conosco nemmeno io. Perché a te non ti chiamano? Perché io sono troppo forte. Dopo è troppo facile. Vedi, lui sta qui in alto, bello, capito? Cioè arriva tanta roba anche a livello strategico di più. Sono rimasti in 4, E Ninja c'è ancora. No, non credo, no. Ninja non credo ci sia ancora. Vedi, mo si sta chiude ancora di più la safe. Oh mamma mia. Sì, vedi quanto è piccola. Sono rimasti in 2. E lui sta più in alto di tutti. E lui è quello. Sono rimasti sti 2. Loro 2 sono rimasti. Questo sta a provare a fare qualcosa dal basso, ma... Fallo cascano. Ma guarda, perché loro in safe ci arrivano costruendo un sacco, quindi dovrebbe distruggere un sacco di roba che forse neanche più vede perché sta dietro la montagna la roba che ha costruito. Ma guarda come finisce, io perché appunto l'ho scaricato e già so come va a finire, raga. Poi non so se qualcuno l'ha già visto. Comunque lo streamano su Twitch, raga, la pagina ufficiale di Fortnite proprio li streama. Guarda lui, cioè guarda come finisce. Adesso lui prende, non esce più, si piazza con gli accampamenti, quelli che ti danno vita, e si mette a curare e aspetta che muore dalla safe. No. Purtroppo finiscono così, capito? Poi vedi, ogni tanto si punzecchiano, ma niente di che, capito? Quindi chi c'ha più medikit vince. Alla fine chi c'ha più medikit vince. Infatti si gioca un sacco di esplosivi perché stanno tutti dentro ste cose. Purtroppo il competitive è così. No, non è vero. Infatti si stanno cercando varie metodologie per migliorare sta cosa, capito? Infatti guarda come finisce sta partita. Lui che si mette il coso e si inizia a curare. Che schifo. Presto. Ha vinto di più però. Quanti uccisioni ha fatto? 2 ne aveva fatte. 2 uccisioni. Ma allora, a parte che lì nel competitive già se ne fai 6-7 sono... Tipo come se ne fai 20-25 nelle partite normali, Ho capito, due e infatti, una si è ammazzata da sola. Infatti, no, quelle non te le dà. No, quella non te la dà. Ma la cosa che stanno facendo gli ultimi tornei, poi per chi non lo sa, raga, vi aggiorno anche a voi. Stanno cercando di dare più importanza alle kill, proprio per far andare di più la gente. Infatti, bello. Nell'ultimo Summer Skirmish ogni kill c'era molto più punteggio rispetto a arrivare tra i primi. Cioè, praticamente arrivare primo ti dava pochissimo di punteggio, però ti dava un moltiplicatore per i punti della partita dopo, che ovviamente ottenevi sempre grazie alle kill. Ma deve essere e così, infatti no? Le partite... Come ti dico io, attacca. Ma come ha insegnato anche a Ninja. Io gliel'ho insegnato, però lui ho visto che fa delle stupidaggini. Lo so, purtroppo non va bene. Cioè, non mi chiama più, abbiamo detto. Ecco perché. Non mi chiama più. Ecco perché. Ecco perché Ninja avanti. È calato, perché non chiama più coach papà. Comunque... Stanno cercando di dare le kill. Infatti negli ultimi Summer Skirmish ci sono state un po' più di kill. Cioè c'era gente che arrivava a 6-7 kill, insomma, capito? Ma è divertente per quello. Ma se tu stai lì, però comunque aspetti. Continuano a camperarla parecchio. Però raga, raggiungiamo i 10.000 like anche per far fare una reaction a sti giocatori forti che però giocano nelle partite normali. Così faccio vedere pure le 20 kill, che è pure più interessante. Questo, cioè... No, qui te lo fa fare più che altro a livello
Per farmi capire informativo, sì, come funziona il competitive di questo gioco, purtroppo. Comunque, raga, 10.000 like per una prossima reazione, magari a qualcosa di più divertente con papà. Questo video lo sapevo che non veniva troppo simpatico, tra virgolette, però mi piaceva fargli vedere una cosa del genere in un video. Magari prossimamente, appunto, gli facciamo vedere qualcosa di più divertente. Raggiungiamo i 10.000 like, prossimamente ci sarà anche il duo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Spero abbiate passato un buon Ferragosto. E noi non ci becchiamo domani, ma ci becchiamo dopo il live su Twitch. Domani il live su Twitch, domani non usciranno video, credo. E ci becchiamo direttamente nel fine settimana. Detto questo, ciao raga. Ciao. Quanto so forti? No, forti so forti, ma sei. Cioè non te puoi star lì a nasconde. Devi ammazzare, devi ammazzare, devi attaccare. E dai.